Buongiorno a tutti, eccoci qua, anzi eccomi qua per la ricetta del martedì. Vi chiederete perché sono sola, come vedete non c'è Francesco con me, ma perché in campagna, ahimè, non poteva posticipare l'impegno della campagna e quindi me la sto facendo da sola questa diretta. Oggi vi farò un piatto semplice, ma molto buono. Allora, oggi prepareremo insieme la pasta con le fave, ma noi, per renderla ancora più buona, metteremo insieme anche la ricotta. Quindi, acceleriamoci e facciamo questa ricetta. Mi trovo un po' spaesata perché sono da sola e non sono, sapete benissimo che è Francesco quello che insomma tiene vivo tutta la diretta, tutti i nostri video, ma la devo fare perché voi ci tenete tanto, vi piace tantissimo questa giornata insieme nel cucinare, quindi perché non dovevo farla. Allora, gli ingredienti che ci serviranno sono, allora, fave, le nostre fave ve le ricordo sempre, non trattate. Io già li ho proprio puliti, levato anche la buccia e tagliate a metà, ecco. Quindi ci serviranno le fave, mezza cipolla, ovviamente per questa quantità di fave a noi servirà mezza cipolla. Grazie per i mi piaci, così mi motivate un po' di più nel farla. Ok, benissimo. E ricotta del caseificio a giaconia. Poi ci servirà sale, pepe e olio. E io farò le fettuccine. Ma chi vuole può fare sia pasta sia corta che spaghetti o quello che volete voi. Quindi cominciamo e prepariamo questa pasta. Io nel frattempo di là, come potete vedere, ho messo già la pentola per la pasta, e così la mettiamo già a cucinare perché ha una cottura di circa 10 minuti, quindi per non stare 3 ore a fare il video, soprattutto che sono da sola e quindi potete anche capirmi che per me è difficilissimo, io metto giù a cuocere la pasta. Io circa lo farò sia per me che per i bambini e per mia suocera che vive con noi, quindi insomma butto giù la pasta e nel frattempo aspettate che la prendo, mi devo allontanare proprio 3 secondini, datemi il tempo di mettere la pasta a cuocere. Allora adesso scendo un po' giù, poi la vado a schiacciare. Nel frattempo nel nostro piccolo fornellino, che voi tanto già conoscete, faremo la preparazione del condimento, che io però ho già fatto, perché la tempistica è un po' più lunghetta, quindi dobbiamo accelerare i tempi. Quindi andremo a tagliare a fettine la nostra cipolla. Io la taglio sottile, quindi la taglierò così, voi tagliatela come vi piace. E io la voglio tagliare a fettine perché la cipolla la voglio sentire nel nostro piatto. Mi sento veramente da sola, ecco, oggi mi sa che nessuno scriverà ma quanto parli Francesco, ma quanto parli, lui oggi non lo dirà completamente, non parla proprio perché non c'è, ecco, ahimè non c'è con me, quindi vediamo come va questa volta questa diretta. Allora, ho tagliato a fettine sottili, sottili, oddio, non troppo sottile, la cipolla e la mettiamo sul fornello che avevo già acceso. Ecco, mettiamo il nostro olio, anche il nostro olio uso ovviamente Nocellara del Belice, e andiamo a soffriggere la cipolla. Come vedete già il fornello è acceso. Io abbondo con l'olio perché mi piace proprio che si deve sentire l'olio, si deve sentire il soffritto, insomma, io è la mia ricetta, poi ognuno di voi avete la propria. Quindi soffriggiamo la cipolla e dopo che è ben dorata, ben fritta, aggiungiamo
le nostre fave. Però io devo andare a girare la pasta. Comprendetemi, la diretta un po' sempre sotto sopra, ma purtroppo ancora ci dobbiamo attrezzare con tantissime cose. Un attimino. Allora, ci siamo. Eccomi qua. Ok, proprio oggi non ci voleva farla da sola. Comunque, va bene, detto questo, la nostra cipolla si sta friggendo. Friggendo, sì, ok. E andremo a mettere le nostre fave. Già, ho già detto che le ho già pulite e già fatte, insomma, pronte per cucinare. Ma poi per chi vuole li può anche lasciare con la buccia. Io non mi piace tanto sentire la buccia, quindi io la tolgo, però voi siete liberi di fare come volete. Allora, aspettate che leggo qualche commento. Ah, sì, ok, vabbè. Dove Francesco? Francesco è al lavoro in campagna e quindi oggi mi trovate da sola. Vediamo se vi piace lo stesso questa diretta. Capisco che lui è il perno principale, che voi conoscete più lui che me, ovviamente. Però il lavoro chiama e non può stare. Oggi proprio non poteva non andare in campagna. L'estate si sta avvicinando e il lavoro in campagna moltiplica. Quindi sapete che lui è uno che è molto preciso nel suo lavoro, che piace seguirlo proprio alla lettera, quindi la sua presenza lì in campagna oggi era fondamentale. Quindi mi ha detto: fatela tu questa diretta, come va? Va, non ti preoccupare, sappiamo che già parecchia gente di voi mi conoscete, quindi sa che sono parecchio timida, faccio una fatica immensa, però io ce la devo fare e ce la farò, vedremo. Allora, andiamo, proseguiamo con la ricetta. Allora, io ho fatto, voglio fare insaporire bene le nostre fave con il soffritto della cipolla, quindi facciamolo stare un po', che così lui si prende, proprio cioè le fave si prendono questo sapore di fritto. Capisco che non è forse magari troppo dietetica, però chi vuole può non saltare questo passaggio, mettere fave e cipolla con un po' d'acqua, un filo d'olio e farlo andare avanti, oppure come me che piacciono i piatti molto saporiti, la fa in questa maniera. Allora, sei bravissima, grazie mille di cuore, ok, ce la posso fare, grazie. Allora, detto questo, io prendo un po' di acqua di cottura della pasta e così, vi spiego, se io mi metto l'acqua fredda si blocca la cottura delle fave, ecco. Invece, usando l'acqua calda, noi lo alimentiamo un po' di più e proseguiamo la cottura come si deve. Quindi non devono poi ripartire da capo a cucinarsi. Insomma, è una cosa che mi diceva mia nonna, quindi se è vera non lo so. Comunque io ormai vado sempre con questa teoria di mettere sempre acqua calda. Quindi datemi un momento che io vado a prendere l'acqua calda e la mettiamo nelle nostre fave. Un secondino. Allora, ok. Nel frattempo mescolo la nostra pasta, che si sta cucinando alla grande, e aggiungo l'acqua di cottura della pasta e facciamo cuocere per circa... Allora, io precedentemente le ho fatte, come vi avevo già detto, che le ho già preparate, e sono cotte proprio da 10, ma proprio massimo 13 minuti, perché le nostre fave, grazie a Dio, sono tenerissime, quindi hanno una cottura molto veloce e quindi si sono cotti subito. Quindi facciamo cuocere così le nostre fave, ovviamente salando e pepando, e quindi mettiamo un po' di sale, ho abbondato troppo, e un po' di pepe. E mescoliamo e facciamo cuocere. Io, ovviamente, siccome Francesco ne va pazzo di questa pasta, io, questa qui sarà la sua che se la mangerà stasera. Quella che io già ho preparato la mangeremo, insomma, io e i miei bambini. Così lui è pure accontentato, perché non è giusto che la prova assaggio oggi la farò solo io, lui non la farà. Quindi non mi sembra il caso non fargliela anche a lui. E quindi adesso noi prendiamo, allora un attimino, dovete avere un attimo di pazienza,
perché prendo il condimento e lo porto di là a cucinare, perché adesso mi servirà il fornello libero, quindi, e metto dove noi mantecheremo la pasta, quindi metto già la pentola pronta, perché la pasta io la uscirò al dente, qualcuno mi chiama, ma noi non mi interessa in questo momento, ok? Sempre, vabbè, tipico, e metteremo qui la padella per fare tutto il procedimento della pasta. Un attimino, vado a mettere là. Allora, adesso io accendo nel frattempo il fuoco, sei incastrato, ok. Allora, e adesso la pasta deve cuocere un altro pochino, non possiamo assolutamente prenderla adesso. Allora, prendo la pentola e già nel frattempo metto il nostro condimento che io già avevo preparato. Ora vi faccio vedere che io neanche l'ho passato con insomma il frullatore, niente di che. Io proprio l'ho fatto cuocere ed è diventato in questa modalità. Quindi c'è sia la fava che è rimasta quasi, non intera, ma sempre un po' così, e la fava che si è sciolta, quindi non c'è neanche bisogno di passarlo nel frullatore, perché noi la utilizzeremo in questa modalità. Quindi mettiamola nella pentola, così che adesso lei parte, così appena la nostra pasta è quasi pronta, la prenderemo e la passeremo qui. Nel frattempo possiamo scambiare anche due chiacchiere. Non so se mi volete chiedere qualcosa, aspetta, vado a ritroso con i commenti. Ah, mi avete fatto un sacco di complimenti, grazie mille, grazie a tutti, grazie, grazie di cuore. Capisco che con abituati con Francesco, che lui ha una buona padronanza nel fare video, però per me va benissimo, io amo mio marito, nel senso che anche questo suo essere così mi ha sempre colpito. Però oggi ho tantissimo, tantissimo bisogno di lui, mi sento tipo sola, abbandonata, perché per me è faticosissimo, però ce la dobbiamo fare. Allora, io non so, qui c'è scritto un numero, ma non so, non saprei. Ok, va bene, a posto. Prendo la pasta adesso, fatemela vedere due secondini per vedere se sta andando. Grazie. Gioia, grazie mille, un cenno da te sinceramente mi serviva, grazie mille, grazie Elvira, un bacio, vi saluto a tutti, comunque chi si è collegato, chi si sta collegando, sì, siete un buon numero, grazie. Allora, vediamo la cottura della pasta, altrimenti facciamo notte, un attimino, rimanete sempre lì e aspettatemi, vado a vedere la pasta se è pronta. Allora, facciamo la vecchia maniera. No, già è pronta, sì. Ok, posso scenderla. Un attimino che scendo la pasta. Allora, io mi conservo sempre un po' di acqua di cottura, perché mi può servire. Quindi me la metto da parte e puliamo la nostra pasta. Ok. Ok, va bene. Ce l'abbiamo fatta, mettiamola qui questo. E mettiamo qui la pasta a mantecare con le nostre fave. Ne ho fatto parecchio di pasta. Solitamente la peso, ma questa volta dovevo non pesarla e quindi un po' mi sono persa. Lì si sta cucinando, che è una meraviglia. Grazie per i cuori! Grazie! Ah, ma quello è mio marito comunque. Ok, allora si sta venendo la diretta. Perfetto, amore, grazie. Allora, Francesco è lì che se la sta guardando, perché guardo i suoi cuori, ma se vuoi puoi interagire con noi, nel senso, se puoi inserirti, sarebbe ottimo. Facciamo questa sorpresa ai nostri amici che si sono collegati, che guarda che sto facendo una fatica, amore, da morire. Avrei bisogno di te. Va bene, ma nel frattempo noi andiamo avanti. Prepariamo questa pasta che c'è un profumo pazzesco. Io spero che da lì dal video si veda. Io ho cucinato un bel po' di pasta. Sì,
sinceramente, ma fa lo stesso, non la buttiamo mica. Allora, mescoliamo, io mi aiuto tantissimo con le posate, non ho, cioè i mestoli li uso poco e niente. E vado più un po' più alla facile. Allora, non mi fa entrare, invitami. Mo come si fa a inviarti? Non lo so come si... Oddio, mi stavo uccidendo. Non so come si invita, qualcuno di voi mi dite? Allora, vediamo forse cliccando il suo nome. Allora, aspetta. No, non saprei come invitarti. Se qualcuno mi dice come si fa, io potrei pure, insomma, farlo. Però non so come si fa. No, amore, non so come si fa, quindi non saprei invitarti. Allora, lui sapeva che, lo sai che cos'è Luigi? Credo che si chiami sì. Il problema è che lui sapeva che ora la facevo la diretta, quindi si sarà soffermato sicuro a guardare, perché sa che, insomma, ci teneva, penso che lui ci teneva a prescindere ad esserci. Allora, io nel frattempo, altrimenti mi dimentico, sto aggiungendo un pochino d'acqua, perché comunque la voglio abbastanza cremosa. Essendo che la pasta era un po' di più del condimento, preferisco che sia abbastanza cremosa. Allora, quindi mescoliamo bene la nostra pasta. Ho visto delle facce tristi, mi sa che erano quelle di Francesco. Amore, non lo so, chiama Gianfranco e vedi come può aiutarti per farti inserire, perché io non sono in grado di farlo, non saprei che cosa mettere, cioè come aggiungerti, quindi insomma non saprei. In pratica, va bene, non ci dilunghiamo in questo. La pasta è quasi pronta. Ora voi mi direte, ma la ricotta? Allora, io la metto fredda, cioè nel senso, non la voglio mescolare qui, la voglio mettere proprio adagiata sul nostro piatto, giusto per fare qualcosina di più carino, perché insomma, sempre la solita minestra, non è che tanto può piacere. Facciamo una cosa graziosa che io spero di farvi vedere. Innanzitutto prendiamo il piatto ed impiattiamo. Allora, premetto sempre che non sono una cuoca, quindi non è che so impiattare benissimo, però ci proviamo, quantomeno. Allora, prendiamo la pasta un attimo, perché altrimenti qui si brucia. Spegniamo il fuoco, perché altrimenti Francesco si mangia le fave bruciate e non è il caso. E prendiamo le nostre fettuccine, che ripeto che secondo me ci stanno divinamente. Allora, prendo la nostra pasta e la metto nel piatto. Ok, aspetta. Prendo un po' di condimento, così che... Ovviamente io forse ho sbagliato, perché devo mettere un po' di condimento da parte per poi metterlo sopra. Amore, mi dispiace da morire, sono qua con te, stai andando alla grande. Grazie, vita, grazie mille. Allora, prendiamo un po' di condimento, lo mettiamo sopra. Ho sbagliato, dovevo metterlo da parte, quindi un consiglio: mettetevi un po' da parte il condimento delle fave e poi mescolate con il restante, così che potete metterlo sopra. Ecco, vedi, io mi sono un po' persa. Comunque, detto questo, tanto ce lo dobbiamo mangiare noi, non dobbiamo fare piatti da chef, fa lo stesso. E prendiamo la... Allora, aspettate che io questo me lo devo spostare, così che voi lo potete vedere. Ok, non mi voglio bruciare. Allora, penso che così voi lo vedete. Allora, prendiamo la ricotta. Io volevo metterla in modo carino, che ho visto una tecnica che si fa sapete, nei canali questi della cucina, no? Facciamo un giochino con i cucchiai, però non sono in grado forse di farlo. E noi lo facciamo tipo così, no? Prendiamo dei cucchiaini, ci aiutiamo e facciamo tipo dei ciuffetti di ricotta. Non so com'è che si fa, devo un pochettino imparare anche questo. Aspetta, c'è mio figlio che mi parla da lì, non capisce, che mi mette un po' più di ansia. Allora, prendiamo la ricotta, la adagiamo nelle nostre fave e la mettiamo così, un po' sparsa di qua e di là. Ciao Monica! Allora, io voglio salutare a tutti, non vedo sempre giustamente tutti i commenti, perché altrimenti mi distraggo. Se provo a cliccare sul suo commento dovresti riuscire ad invitarlo. Allora, aspetta un minuto, io clicco e mi dice: mi piace, rispondi, blocca e silenzia. Quindi
non mi dice di invitarlo. Forse la sua faccia. Aspetta, aspetta. No, Capisco. no, 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 no. Non c'è scritto niente completamente che io possa invitarlo. No. Mi dispiace, non lo posso fare. Non so, l'altra volta hanno fatto una videochiamata con una, cioè una diretta insieme ad un nostro cliente, ma non, io non sono capace. Allora, ragazzi, io ho finito. Vi faccio vedere il piatto finale, che è molto, molto, molto semplice, come avete visto. Non abbiamo fatto nulla, nulla di che. Abbiamo soltanto cotto le nostre fave con la nostra cipolla, abbiamo salato, pepato. Fatto cuocere 10-15 minuti massimo, anzi anche 13. Abbiamo cotto la nostra pasta, l'abbiamo mantecata e abbiamo messo su un po' di ricotta, cioè semplice semplice, ma vi assicuro che è molto buona. Adesso, per la gioia di mio marito, me la mangio solo io. Ok, va bene, la prova assaggio. Allora, posata, forchetta. Allora, prendo ovviamente anche la ricotta oltre che le fave, perché insomma vi ricordo che le fave sono dell'azienda agricola Balsamo Francesco, la ricotta invece del nostro amico Pino Gallina del caseificio a Giaconia. Ecco, c'era qualcuno che mi suggeriva perché io dico un altro nome, vabbè, fa niente. Allora, buon appetito e assaggiamo questa buona pasta. Buonissimo. La ricotta ci sta divinamente. Come avete visto, io non ho messo neanche formaggio perché non ho messo. Si potrebbe anche aggiungere un po' di, che so, chi piace il caciocavallo, magari perché è più salato, non lo so. Ma già la ricotta, anzi, rende questo piatto abbastanza delicato. È molto, molto buono. Io ve lo consiglio tantissimo. La ricetta è stata molto breve, non so qua da quanto che siamo in diretta, ma comunque io spero, vedo qualche commento ultimo. Grazie per la ricetta e per la compagnia. Ok ciccio, un bacio. Grazie a voi per avermi seguito, grazie di tutto. Ah, grazie, bellissima, no, allora, no, voi non lo vedete, ma io già sono viola per la timidezza, quindi amore, se mi metti a dire pure queste cose. Anche no, va bene, ok, ci siamo. Allora, ecco, mi suggeriscono che io ho fatto un errore, non ho mandato un bacio prima di mangiare, sempre che, sapete che mio marito prima di assaggiare, dà il bacio, aspetta Carmelo, dà il bacio, mi dà il bacio prima di mangiare, ma perché noi lo facciamo, insomma, sempre, è nostra abitudine che prima di mangiare ci scambiamo il buon appetito così, quindi... Ho sbagliato, Moretta, lo mando lo stesso. Insomma, il piatto è ottimo. Grazie mille per avermi seguito. Grazie per i cuori, grazie per i pollici in su. Grazie di cuore. A qualcuno forse si sta connettendo adesso. Comunque, saluto a tutti. Chi ha già visto inizio, chi se l'è guardata tutta, chi se la sta guardando adesso, guardo a tutti. Insomma, grazie Gianfranco. Mi mancavi tu. Grazie, grazie. Spero che questa diretta vi sia piaciuta. A me, insomma, cioè, ho fatto un sacco di fatica, ma ce l'ho fatta. Rosy, allora, Gianfranco, mi dici tu come inserire Francesco un attimo, se riesco, così che magari chi ci segue lo vede. È facile da fare, un procedimento che io sono in grado o no? Aspetto una tua risposta, vediamo se... Allora, Monica mi dice, Rosy da sola sei più sciolta, Francesco sei tu che la fai agitare, scherzo ovviamente, certamente, no, 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 allora io sto facendo una fatica immensa, credetemi, perché Francesco è comunque il mio sostegno, perché quando magari io mi perdo, lui subito è pronto a riempire i buchi, vuoti, ecco, quindi insomma, lui mi sostiene tanto, però insomma, penso di esserci riuscita, dai. Un po' di autostima, perché mi avete un po' rimproverato, chi deve avere più autostima in te stessa, allora quindi un po' di autostima. Non ha il pulsante adatto, ok, Gianfranco che significa? Quindi io non lo posso mettere, cioè non lo posso aggiungere, né lui si può aggiungere alla nostra diretta, giusto?
Mi sa di no, quindi ragazzi, vabbè, fa niente. Grazie signora Rita, grazie, lei è una cliente, grazie che non ho bisogno di nessuno. No, ma quello è giusto così, bisogna, insomma, per oggi no. Ok, Gianfranco, va bene. Tanto ho detto che Francesco ci ha seguito, insomma, l'hanno anche visto nei commenti. Ho spiegato il motivo perché lui non c'è con noi, perché la campagna aveva bisogno di lui e il lavoro viene giustamente a primo posto e poi tutto il resto. Luke mi chiede cosa ho cucinato. Ho cucinato pasta con le fave e abbiamo aggiunto la ricotta. Poi, Luke, se ti vuoi andare a vedere la ricetta inizialmente, guarda che io te la consiglio perché è veramente buona. È facilissima da fare. Ok, non ci prolunghiamo, vi lascio che è orario di pranzo, quasi, ci siamo, sono quasi l'una, quindi buon appetito a tutti, grazie per avermi guardata e sostenuta, grazie per i vostri commenti, vi mando un grandissimo abbraccio, un grande bacione, se vi ricordo sempre che i prodotti che noi utilizziamo per le ricette sono i nostri, dell'azienda agricola Balsamo Francesco. Insomma, tutti i prodotti invece, latticini e formaggi vari, li utilizziamo nel caseificio a Giaconia. Quindi, alla prossima, vi aspetto alla prossima ricetta che non so se ci sarà qualche altra diretta di cucina questa settimana, staremo a vedere. Casomai vi avvertiamo. Un grande bacio al Brasile, un bacione a tutti voi, vi abbraccio e buon appetito. Grazie mille.